Le mense scolastiche della città sono a rischio a pochi giorni dalla data prevista per l'avvio del servizio. La gara d'appalto, della durata di 3 anni per un valore di circa 4 milioni di euro, è infatti bloccata di fronte ai giudici amministrativi. Il comune, in effetti, ha aggiudicato provvisoriamente il servizio all'associazione di imprese tra RR Puglia e La Cascina, ma la seconda classificata, la Marcas, ha presentato ricorso al TAR, che ha sospeso l'aggiudicazione. In attesa di una decisione, però, l'amministrazione non poteva permettersi di far saltare il servizio di mensa scolastica ed ha deciso di affidarlo direttamente, in maniera provvisoria, proprio alla RR Puglia, che avrebbe preparato i pasti a Lecce per poi portarli a Brindisi. L'azienda, però, ha fatto sapere a Palazzo di Città di aver ceduto il ramo d'azienda alla Ladisa di Monopoli, che aveva partecipato al bando di gara del comune, arrivando quarta, e che in sostanza rischia in questo modo di rientrare dalla finestra dopo essere uscita dalla porta. La cosa ha fatto infuriare il sindaco Mimmo Gonzales, che ora minaccia di rescindere il contratto e di affidare il servizio ad altra ditta. In attesa che RR Puglia sciolga definitivamente il nodo della cessione del ramo d'azienda, però, nessuno sa chi sarà a gestire il servizio mensa, che rischia a questo punto di slittare oltre la data di partenza prevista, fissata all'1 ottobre. E proprio per questo motivo, per i genitori, è inutile rivolgersi all'ufficio mensa del comune, che ancora non ha avuto il via libera per la distribuzione delle tessere ricaricabili necessarie per usufruire del servizio.